Ragazzi, oggi siamo qui con un vecchio toscano, mio carissimo amico, che ci vuole raccontare una cosa veramente, un aneddoto veramente pazzesco. Prego. Allora, prima di tutto, ci abbiamo messo un po', ma alla fine, sì, alla fine ce l'abbiamo fatta. Sì, questo siamo... è un aneddoto di cui noi avevamo già parlato di questa storia, ma la tecnologia ci aveva rimato contro quel giorno, quindi non avevamo... Aspetti climatici. Esatto. E... riguarda il noi chiaramente parliamo mentre c'è chi fa cose serie a differenza nostra, quindi insomma cosa buona e giusta riguarda quindi il fumo del toscano alla brigante o alla pescatora. Bene. Che è una, forse quelli della generazione nostra se lo ricordano, perché si fumava molto di più quando eravamo piccoli noi, specialmente le persone più grandi. Molti ragazzi stavano aspettando questo tuo racconto. E io sono contento, perché sinceramente quando vado girando, e io sono riuscito a vedere diverse volte il sigaro da pipa elettronica, quindi la pipa di plastica col braciere verde laser, quindi capite di che si parla. E dicevo, quando eravamo piccoli noi si vedeva molto di più, no? Specialmente i signori di una certa età, le persone di una certa età. Fumarlo al contrario, che sembra una cosa abominevole. Attenzione. Assolutamente. Sembra quasi rischioso. No, ma lo al è. Contrario. Lo è, perché arrivi al primo piano, se appoggi su una cosa. E questo ha una duplice valenza, un duplice perché una spiegazione che daremo pratica e che risponde probabilmente al vero, e una più romantica che si è aperta nel folklore. Azione pratica è che chi è a pesca, specialmente chi è a pesca per lavoro, quindi nelle mattine, nelle notti, pescherecce, eccetera, eccetera, evita, filando il braciere in bocca e fumando, che il vento e gli schizzi dell'acqua possano spegnere il sigaro. La spiegazione invece folcloristica è che questo fosse il modo in cui i briganti del meridione d'Italia fumavano il sigaro toscano, che ricordiamo, apro un inciso, non si produce né coltiva soltanto in Toscana, ma anche in Campania e nel Lazio. Fantastico. Per evitare di essere individuati, che il braciere arancione nel buio delle campagne, delle montagne, insomma, dove loro usavano. Quindi per rimanere proprio inosservati e mantenere un basso profilo, ecco. Decisamente. Questa cosa mi è stata confermata in tempi non sospetti da un mio allora conoscente, che aveva servito gli incursori di Marina, Consubi, che mi diceva che loro, quando avevano missioni di, insomma, parliamo del reparto particolare, certo, missioni di appostamenti occulti e quel che sia, in qualche modo dovevano passare, cioè, capace che stanno in appostamento 20-30 ore senza che, fumavano, ma nel manico vuoto del pugnale, quindi loro svitavano la base del pugnale, che era cavo, evidentemente il manico, fumavano, quindi infilavano la sigaretta, la infilavano nel manico ed evitavano che il braciere col tiro si illuminasse. Quindi se uniamo le due cose, io anzi se qualcuno mi smentisce tanto meglio, perché a me è una storia che piace tanto, quindi non vorrei che fosse una pandonia. Se incrociamo le due cose ci può stare anche la spiegazione del brigante fumatore. Ragazzi, se di sera vi trovate in una missione segreta, insomma, o se scappate ai carabinieri, che è una cosa assolutamente possibile, il tiro del brigante potrà salvarvi dalla cattura. Esatto. Andiamo, vecchio toscano, insomma, grazie per essere stato qui con noi. Sono stato un po' un cafone, non ho salutato chiudendo questa cosa, chiedo scusa, mi dispiace. No, tutto accettabile. Grazie Giuseppe. Socio.